Grazie Padre. Siccome l'amicizia è relazione, io vorrei iniziare questo nostro momento che noi ci salutiamo, ossia vicenda, quel saluto fraterno, affettuoso, di accoglienza e di coraggio a vicenda. L'amicizia si fa così veloce, vedete? Ma non esageriamo, per amore del cielo. Ecco. Bene. Ormai ci siamo salutati, abbiamo provato l'esperienza di un'accoglienza, allora ci accogliamo e spero anche di essere accolta in questo momento così significativo per me e per la mia vita consacrata. Per aiutarmi nella riflessione sull'amicizia e la vita affettiva nella vita consacrata, mi sono fatta alcune domande che ora vi propongo. Qual è il percorso dell'amicizia nella vita consacrata alla luce dello sviluppo umano? Quali sono le esperienze significative che facilitano la sua maturazione? Cos'è l'affettività? E quali sono le sue funzionalità nello sviluppo umano? Ed infine, quali itinerari formativi per la maturazione dell'amicizia e della vita affettiva nella vita consacrata? Per rispondere a queste domande ho suddiviso la nostra riflessione in tre punti fondamentali. L'amicizia nella vita consacrata alla luce dello sviluppo umano, l'affettività e le sue funzionalità, gli itinerari formativi da privilegiare. Affrontiamo il primo, l'amicizia nella vita consacrata alla luce dello sviluppo umano. In questo itinerario ho scelto come guida la teoria di Erickson, cercando di applicarla nella relazione di amicizia nella vita consacrata. La proposta parte quindi dall'ipotesi che chi ha superato adeguatamente le fasi della vita è facilitato ad intraprendere le relazioni di amicizia, accompagnata dal sentimento di fedeltà, rispetto, sincerità, stima e disponibilità verso la comunità e verso le persone, quelle scelte, fuori da questo contesto per intraprendere il rapporto di amicizia. Secondo il nostro autore, ogni stadio e ogni crisi hanno un particolare rapporto con alcuni elementi fondamentali della società, e questo per la semplice ragione che il ciclo della vita umana e le istituzioni umane si sviluppano insieme. In effetti, l'uomo porta alle istituzioni sociali i residui della sua mentalità infantile e dell'agitazione della sua gioventù, mentre le acquisizioni della sua infanzia sono consolidate dalle istituzioni nella misura in cui questi continuano ad essere efficaci. La vita consacrata implica la dimensione comunitaria e in questa realtà è significativa la qualità della relazione, dell'amicizia, e del suo compito non è altro che facilitare il nostro entrare in armonia con l'altro. È importante riconoscere che la persona nella comunità porta nella comunità le sue esperienze relazionali vissute nel passato, nelle diverse fasi della vita. A sua volta, la comunità diventa il luogo privilegiato di crescita umana, il luogo dove tessere nuove relazioni di amicizia. Tale sviluppo è possibile nella misura in cui la comunità offre le condizioni efficaci per la crescita della persona ed essa si impegna nel processo di maturazione ed identificazione con la sua scelta. Papa Francesco,
ci presenta la vita comunitaria come il quarto pilastro della formazione e ci esorta ad aprire spazio nella comunità per le relazioni di amicizia e fraternità. La vita comunitaria, però, spesso è minacciata dai conflitti interni, relazionali. Ciò richiederebbe una riflessione più approfondita su alcuni particolari dello sviluppo umano che indietreggiano il vissuto della vita comunitaria con relazioni più fraterne e più mature. Per costruire nel quotidiano una vita comunitaria che offra spazio per le relazioni di amicizia, ritengo sia urgente intraprendere un percorso formativo di autoconoscenza e che nel nostro processo formativo ci sia spazio per la condivisione della nostra storia vita, per capire meglio le nostre dinamiche relazionali, a volte cariche di atteggiamenti di sfiducia, chiusura, isolamenti, paure, insicurezze, gelosie, invidie, rivalità, dominio, negatività, poca stima di sé e degli altri. E potete mettere ancora di più, perché tutte noi facciamo un po' di queste esperienze, no? Bene, la prima fase dello sviluppo umano, considerato da Erickson, è la fiducia di base versus fiducia di base. E io ho messo sotto, allora, il fondamento di tutto questo è la prima tipologia di amicizia nella vita consacrata, che è l'amicizia con Dio. Ritengo che la persona che ha vissuto positivamente la prima esperienza di fiducia, di sicurezza, di tenerezza con la figura materna è facilitata ad avere una profonda relazione di amicizia con Dio. E questa è la base fondamentale per sviluppare, maturare la relazione di amicizia nella comunità, come pure l'amicizia fuori dal contesto religioso. La fiducia di base, quindi, rende la persona capace di aprirsi, generare spazi fraterni intensi, di comprendere il vero senso della sua vita consacrata, il totale abbandono e amicizia verso Dio. La fiducia facilita da intraprendere relazioni di amicizia caratterizzata dall'ascolto reciproco, sincero, fiducioso, attento. Amicizie che perdurano, si qualificano e rispecchiano nella testimonianza profetica. Una vera ed intensa esperienza di fiducia vissuta nella prima fase della vita facilita l'amicizia che genera il dono di sé nella gioia, nella gratuità, nella totalità, nella capacità di cercare le condizioni per realizzare i sogni comunitari e missionari. Seconda fase della vita, autonomia versus dubbio, vergogna, amicizia fraterna. La persona consacrata che ha vissuto adeguatamente questa fase è facilitata ad avere l'autonomia per creare relazioni di amicizia fraterna, assumendo atteggiamenti di amore disinteressato verso le persone, spirito di collaborazione, libertà di espressione, rispetto, superando quegli atteggiamenti comunitari di chiusura in se stessi, nei propri bisogni, nei propri egocentrismi, sospetti, paure, attaccamenti disordinati, aggressioni e dominio verso le persone. L'autonomia facilita infine l'amicizia fraterna espressa nella condivisione dei beni materiali e spirituali e dei propri talenti, nella sensibilità al principio di realtà della comunità e non dei suoi grandi idealismi, nella correzione fraterna, nel profondo rispetto per le persone più deboli, nella responsabilità, interdipendenza e preservazione dalla malattia della autoreferenzialità. Terza fase di sviluppo, spirito di iniziativa verso senso di colpa,
E io, ecco, un po' ritengo che chi ha superato bene questa ha la possibilità dell'amicizia che va oltre. Creare spazi di relazioni di amicizia richiede la capacità di superare quei sensi di colpa che spesso portiamo come residui della nostra infanzia, impedendoci di avere iniziative per essere persone esperte di comunione, capaci di unire le forze e creare insieme nuove strategie perché l'ideale di fraternità perseguito dai fondatori cresca ai più diversi livelli. Capace di progettare, cercare la competenza per il migliore svolgimento della missione e di riproporre con coraggio l'intraprendenza e la santità dei fondatori come risposta ai segni dei tempi. L'iniziativa è una risorsa che qualifica le relazioni di amicizia e fraternità nelle comunità e fuori di esse. Per intraprendere un percorso di aiuto e di sostegno tra i diversi istituti, senza paura del perderci nell'altro, ma di completarci per una vita consacrata in uscita. L'iniziativa ci permette di andare oltre a noi stessi, per lasciarci guidare dai maestri spirituali, dai modelli di santità che ci accompagnano nel raggiungimento della vera amicizia con Dio e tra di noi. Quarta fase, l'industriosità verso senso di inferiorità, amicizia di discernimento. La persona consacrata che ha superato adeguatamente questa fase della vita è portatrice di un grande potenziale operativo nella missione e nel lavoro. È aperta alle nuove relazioni di amicizia per un maggiore discernimento comunitario nel prendere cura degli altri senza che questo lavoro diventi la sua schiavitù, l'unico criterio della sua dignità. Ritengo che solo una vera ed intensa relazione di amicizia fraterna può far maturare il discernimento sereno per affrontare e superare le sfide ancora aperte nella vita consacrata, ci rende capaci e coraggiosi di abbandonare gli otri vecchi per assumere quelli nuovi che l'oggi ci spinge. Ci facilita discernere il tempo dedicato al lavoro e alla preghiera, per trovare il giusto equilibrio della nostra relazione di amicizia con Dio, con la comunità e con la nostra missione. Quinta fase, identità versus dispersione, amicizia di appartenenza. La persona consacrata che ha superato adeguatamente questa fase della vita è facilitata ad essere identificata con la propria famiglia religiosa e a stringere con essa una vera relazione di amicizia, di stima, di simpatia, pronta a condividere i suoi interessi, i suoi sogni ed i suoi progetti. Quanto più identificata con essa, tanto più si sviluppa il senso di appartenenza, il dialogo, l'apertura e la collaborazione intercongregazionale con i nuovi modelli, movimenti laicali ed ecclesiali e le nuove forme di vita evangelica e a dialogo interreligioso. Siamo già nella sesta fase, ragazzi. Intimità versus isolamento. Amicizia sponsale. La persona consacrata che ha superato adeguatamente questa fase della vita è facilitata da intraprendere una profonda amicizia sponsale con il Signore, e questa è la fonte nella sua dedizione agli altri. Un'amicizia sponsale piena di attenzione e tenerezza verso lo sposo e la prontezza ad accogliere ogni giorno il suo amore, i suoi appelli ed il suo progetto di vita. L'intimità genera inoltre la fedeltà, la maturità
la comunione di amore e di servizio alla Chiesa. In questa relazione di amicizia sponsale, la vita spirituale prende il primo posto e porta la persona a raggiungere ogni membro della comunità. Da questo impegno dipendono la fecondità apostolica, la generosità nell'amore per i poveri e l'attrattiva vocazionale per le nuove generazioni. Generatività verso stagnazione, siamo alla settima fase della vita, cioè dello sviluppo umano, amicizia feconda. Chi ha superato adeguatamente le fasi precedenti dello sviluppo umano, ora è facilitata da intraprendere una relazione di amicizia feconda che qualifica la vita fraterna. Quanto più si dona, più si vive la felicità nelle relazioni comunitarie ed apostoliche, e allo stesso tempo le critiche, i pettegolezzi, le invidie, tutte quelle che noi conosciamo, no? Potrebbero dare più spazio alla gioia per la crescita dell'altro e la valorizzazione di ogni cultura senza far prevalere l'una sull'altra. La persona consacrata che ha accolto il senso della profonda carità, sentita come valore trascendentale, può coinvolgere altre persone nel servizio della carità. Penso alla bellezza della relazione con i laici, la capacità di condividere con loro nell'amicizia e nella profonda stima il dono dei nostri carismi e coinvolgerli, secondo le loro aperture e possibilità, nella dedizione alla missione e nella cura degli altri con un amore disinteressato. L'amicizia generativa contribuisce inoltre alla qualità della vita fraterna attraverso la capacità di custodirla come una madre, per non cadere in quei rischi che rubano i valori della vita consacrata: l'uso inadeguato del web e dei media, l'idealismo della vita fraterna, il rischio di guardarsi allo specchio e di rimanere seduti sul divano, il rischio della schiavitù e il pericolo di escludere le persone anziane. L'ultima fase di sviluppo, l'integrità dell'io versus disperazione, amicizia di sostegno. La persona consacrata che ha vissuto adeguatamente le fasi della vita, ora porta con sé il potenziale necessario per offrire alla comunità la sua saggezza, amicizia, sostegno alle diverse generazioni. Un sostegno che si manifesta attraverso la sua costante preghiera, l'ascolto e la presenza fraterna e amicale. Con le predisposizioni acquisite durante tutte le fasi della vita, la persona consacrata può presentarsi gioiosa di fronte agli altri, manifestando la sua accettazione serena della propria fase della vita, anche di fronte alla realtà della morte. Inoltre, la persona consacrata anziana, che non si lascia vincere dai limiti dell'anzianità, ma vive la gioia, l'amore e la speranza, è un sostegno di incalcolabile valore per i giovani consacrati. La sua testimonianza, la sua saggezza, la sua amicizia di sostegno e preghiera costituiscono un incoraggiamento permanente nel loro cammino spirituale ed apostolico. Passiamo al secondo punto della nostra relazione, l'affettività e le sue funzionalità. Le relazioni nella vita consacrata possono essere segnate dalla fatica di costruire relazioni di amicizia dovuto al non superamento di alcune fasi dello sviluppo umano, che comporta alcuni disturbi nella vita affettiva.
Per affettività intendiamo riferirci al complesso dinamico di emozioni e sentimenti che costituiscono la totalità del processo emozionale. Le emozioni sono uno stato interno complesso ed organizzato, nel quale è individuabile una spinta all'azione, una reazione ed una organizzazione. I sentimenti, invece, sono manifestazioni stabili e durature che ci portano a capire altre realtà, ossia la capacità di avere buone e soddisfacenti relazioni interpersonali, prendere posizioni, provare attrazioni e repulsioni, capacità di sentire i piaceri e il dolore. Il disturbo affettivo ha come caratteristica fondamentale la perdita della stabilità dell'umore, e questo stato può essere a sua volta causato da diversi eventi stressanti: la morte di una persona cara, le violenze subite, i gravi problemi coniugali o separazioni, le precoci esperienze di abuso, oppure le buone notizie, le piacevoli sorprese possono determinare uno spostamento dell'umore in senso positivo. I consacrati, quindi, provenienti da alcuni di questi eventi possono essere più a rischio e vulnerabili nelle loro relazioni interpersonali e possono fare più fatica per costruire le relazioni di amicizia nella vita consacrata. Bene, le funzionalità dell'affettività. L'affettività ha due funzionalità specifiche: il richiamo e l'apprendimento, presenti durante tutto il percorso dello sviluppo umano. E voi mi potete chiedere: cos'è questo richiamo, cos'è questo apprendimento, no? Esemplificando, nel bambino appena nato l'affettività svolge, diciamo, una funzione fondamentale. Dal pianto si potrebbe riconoscere la funzione di richiamare la madre alle pratiche inerenti. Conseguenza, la mancanza di un'affettività nell'ambito familiare, soprattutto nella relazione con la figura materna o quella significativa, può indurre nel bambino uno stato di paura e di ansia che apparirà alla prima frustrazione. Come persone adulte, queste funzionalità dell'affettività vengono ugualmente esercitate. Infatti, i nostri disagi, i nostri bisogni affettivi, psicologici, sono spesso richiamati attraverso il pianto, la chiusura in noi stessi, il rifiuto delle relazioni, l'isolamento, l'aggressività gratuite, i sensi di colpa, la sfiducia in noi stessi e negli altri, il senso di inadeguatezza, la stagnazione e la disperazione. Spesso pensiamo e vogliamo che gli altri imparino ad accudire i nostri bisogni, ma da adulti siamo noi stessi che dobbiamo imparare come e cosa fare per accudirci, per superare le nostre frustrazioni. La funzione di richiamo e apprendimento dell'affettività è presente nella relazione di amicizia nella vita consacrata. In questo contesto non siamo esenti di situazioni difficili, di momenti di crisi e di difficoltà, e questi momenti possono essere compresi e condivisi da una persona amica, da una fraternità sincera che sa contenere la fatica dell'altro. L'importante è che sia una relazione fondata nel rispetto, nella interdipendenza e nella gratuità, che sappia rispettare le scelte di fondo nella propria vocazione e quella degli altri. Itinerari formativi da privilegiare. Il processo, il primo, di autoconoscenza.
Il cammino di maturazione dell'amicizia e della vita affettiva del consacrato richiede l'impegno personale di esplorare vie nuove per il processo dell'autoconoscenza di quei contesti personali ancora da evangelizzare, per meglio sentire il fratello o la sorella come qualcuno che ci appartiene e condividere le loro gioie e le loro sofferenze. Secondo, la famiglia come motore dell'affettività. Senza pretendere di svolgere un'analisi ossessiva degli ambienti familiari, oggi più che mai dobbiamo conoscere questa realtà dove i consacrati hanno ricevuto il nutrimento per la loro vita affettiva, per il loro sviluppo umano, religioso e spirituale. Terza, la sponsalità con il Signore. La vita affettiva dei consacrati sarà feconda ed efficace, sarà fonte di relazioni di amicizia nella vita comunitaria se sarà educata, forgiata nella sponsalità con il Signore, e questa dimensione rappresenta l'esigenza fondamentale della vita consacrata. Quarto itinerario, la scoperta della positività della scelta. Una formazione dell'affettività deve portarci alla scoperta della positività della nostra scelta, alla scoperta del tesoro che è più grande delle conseguenze negative della rinuncia. Dobbiamo sentire una reale passione per Gesù. Questa passione è una energia affettiva che porta ad amare l'altro senza limiti, senza censure e con bontà e gioia. Quinto itinerario, la fraternità comunitaria che genera amicizia. Nell'impegno di costruire le relazioni di amicizia e fraternità bisogna evitare però, come dice Papa Francesco, due estremi, l'isolamento e la dissipazione. Coltivare le amicizie è un bene prezioso, devono però educarci non alla chiusura ma ad uscire da noi stessi e facilitare la nostra capacità di incontrare gli altri. Conclusione. In questo itinerario, considerando lo sviluppo dell'amicizia nella vita consacrata alla luce dello sviluppo umano, abbiamo rilevato che la maturazione fisica connessa alla legge di sviluppo in atto porta con sé diverse abilità e possibilità relazionali al bambino, all'adolescente, al giovane, all'adulto e all'anziano. Queste stesse abilità generano le relazioni di amicizia e di fraternità nella vita consacrata. Ripercorrendo con attenzione le 8 fasi di sviluppo umano, analizzando soprattutto gli aspetti positivi della crescita, allora noi abbiamo rilevato 8 tipologie, no? Di amicizia, diciamo così, che anche noi possiamo costruire ogni giorno nelle nostre comunità. Ritengo che la maturazione dell'amicizia tra gli uomini e con Dio è un processo dinamico, progressivo, graduale, educabile e ha come base la relazione di fiducia con la figura materna. Questa fase ci porta inoltre a fare l'esperienza di abbandono fiducioso nella provvidenza di un essere supremo. Per noi consacrati, la fiducia in Dio basato sull'abbandono. Un'esperienza che ci rende fecondi nelle nostre relazioni di amicizia e di fraternità, nelle nostre comunità e con i laici, rispettando la loro vocazione e godendo allo stesso tempo il loro rispetto nei nostri confronti. Dio ha un progetto di salvezza che si realizza pienamente nella sua relazione di amore con ognuno di noi, un dono che va accolto e si manifesta nella qualità delle nostre relazioni. Crescere oggi come persone consacrate nell'amicizia e nella vita affettiva richiede un accompagnamento qualificato e instancabile per facilitare le persone consacrate
a tirare fuori dalle loro esperienze di vita gli insegnamenti positivi e negativi, integrandoli alla luce del mistero di Cristo. Grazie.